questa è un'iniziativa che è stata portata avanti dal nazionale e che sta attraversando tutta l'Italia, attraverserà 110 territori, 20 regioni e il camper farà circa 30.000 chilometri per portare avanti un messaggio importante per il Paese, che è quello di dire no all'autonomia differenziata. In questo momento la politica sta andando in tutt'altra direzione, c'è cioè un disegno di legge di Calderoli, della Lega, che ovviamente tende, diciamo, e persiste nel tempo, ed è un disegno che vorrebbe stravolgere l'assetto unitario del Paese. Quali Noi sono i siamo pericoli? contrari a questo disegno di legge, in quanto il rischio sarebbe quello di avere, diciamo, un'Italia divisa in tanti piccoli staterelli. Si ritorna indietro di circa 200 anni, si ritorna ad un paese diviso dove i diritti sarebbero seriamente compromessi. Noi riteniamo che invece ci siano dei diritti che non possono essere soggetti a questo tipo, diciamo, ad una devoluzione, e tra questi sono il diritto all'istruzione, alla sanità e il welfare. Quindi noi riteniamo che questo disegno di legge debba essere osteggiato, e lo stiamo facendo attraversando l'Italia per comunicare con la collettività e con tutte le forze politiche e sociali per avversare questa volontà che ovviamente non farebbe altro che dividere il Paese, e noi diciamo invece che la conoscenza non può fare altro che unire l'Italia.